Ben ritrovati, come state amici? Un saluto a tutti, vi invito a scrivervi sul logo AL e a lasciare un bel like qui sotto. Allora, possibile, quasi sicura sorpresa nel Milan che prepara la gara di domani contro il Monza con l'idea ovviamente di cercare, se possibile, di risparmiare qualcuno in vista della gara fondamentale di martedì prossimo a Zagabria. Quando il Milan, orfano tra l'altro, oltre che di Maignan, pure di Tomori squalificato in difesa, dovrà battere la Dinamo per provare insomma a passare questo turno in Champions League, obiettivo dichiarato anche da Gazzidis nelle scorse ore. Ovviamente ci sarà in porta Tatarusano. Potrebbe giocare sulla destra Dest, che è segnalato molto in crescita in allenamento ed era entrato anche bene contro il Chelsea. Kalulu Tomori con Kier che dovrebbe partire dalla panchina per subentrare e mettere minuti nelle gambe quando dovrà giocare poi titolare nella gara di Champions. Sulla sinistra ovviamente Theo Hernandez. Bennacer, probabile riposo per Tonali, dovrebbe giocare Pobega, questa è la prima sorpresa, oltre a destra, anzi la seconda sorpresa. Messia sulla destra, Brahim in mezzo, sulla sinistra la sorpresa riguarda la probabile esclusione di Leao, con Rebic che scalpita e potrebbe giocare al suo posto nel ruolo di esterno sinistra. Altra sorpresa, davanti non Giroud, non Rebic, ma Origi, che quindi dovrebbe partire per la prima volta titolare dopo la crescita a livello atletico dimostrata nelle ultime partite anche a Verona con un secondo tempo molto buono. Quindi si riparte da come si era finito, nel senso che se giocano Rebic e Origi si riparte da loro come nell'ultima gara contro Verona, dove c'era però Leao che potrebbe essere insomma risparmiato per non fargli sprecare energie. Il Monza comunque non è un impegno da sottovalutare, personalmente mi sembra un turnover anche piuttosto massiccio. Il Monza è in fiducia, ha fatto un'impresa in Coppa Italia contro l'Udinese in settimana, quindi occhio a non esagerare appunto con il turnover. Ditemi che cosa ne pensate, ragazzi, condividete oppure no. Secondo me alcune scelte buone, io non rinuncerei mai a Leao ad esempio. Per il resto tutto sommato ci può stare. Probabilmente sì. Scatenatevi con i commenti, iscrivetevi, lasciate un bel like. Vi consiglio anche, per vincere la maglietta della vostra squadra del cuore, di scaricare gratuitamente l'app di Numero 10, qui sotto c'è il link. Scaricatela da questo link e scrivete il vostro nome se l'avete scaricata da questo link nei commenti qui sotto, è gratuita, con la vostra squadra del cuore, così che poi chi vincerà personalizzerà la maglia della squadra del cuore, appunto. L'app numero 1, la più scaricata dagli appassionati di calcio. Numero 10, qui sotto c'è il link. Un abbraccio.